Carissimi amici della Scuola di Filosofia di Fornace, un saluto cordiale a tutti voi. Iniziamo con oggi una serie di 3 video lezioni nelle quali parleremo di un tema sommamente interessante ma anche sommamente impegnativo, ovvero sia le argomentazioni sull'esistenza di Dio. Ammesso infatti che il principio di causalità sia valido, come abbiamo fatto in uno dei nostri video precedenti, a questo punto possiamo utilizzare il principio di causalità per procedere dagli effetti, cioè dal mondo, alla causa del mondo. In realtà il principio di causalità può applicarsi, per così dire, a doppio senso di marcia, nel senso che è possibile procedere dagli effetti alla causa, ad esempio dal cosmo, dalla natura, a Dio, ma anche procedere dalla causa stessa agli effetti, come fa in effetti Sant'Anselmo d'Aosta nel suo famosissimo argomento, che è stato poi ribattezzato come l'argomento ontologico. Come al solito, io mi avvarrò di alcune slide per maggiore chiarezza nell'esposizione e vorrei iniziare con una citazione che riportiamo direttamente dal Catechismo di San Pio X, quindi commentato dal padre Dragone. Questo è un aneddoto che viene raccontato a proposito del rapporto fra Dio e il mondo, quindi ha a che fare con il nostro tema del principio di causalità. Un ateo domandò all'astronomo Atanasio Kircher chi avesse fatto il bel mappamondo posto sul suo tavolo. Nessuno, rispose lo studioso, si è fatto da sé. Che sciocchezza, via, non sono un bambino. E la risposta dello studioso fu: tu non credi che questo mappamondo si è fatto da sé? Perché dunque dici che il mondo non è creato da Dio, ma si è fatto da solo? Un'argomentazione, diciamo, un aneddoto abbastanza divertente, in cui si dimostra che se noi non riusciamo a credere che un oggetto semplice, ideato dall'uomo come un mappamondo, possa essersi fatto da sé, come possiamo credere che l'universo, con tutte le sue leggi e regolarità, i corpi celesti così ordinati che lo popolano, si sia fatto da solo o sia sorto dal caos, quindi l'ordine dal disordine, come si diceva nel video precedente? Questo non è possibile. La scienza, in fondo, ci dimostra che anche nelle catastrofi cosmiche, come ad esempio lo scontro fra pianeti, fra corpi celesti, comunque tali catastrofi avvengono secondo leggi regolari dell'universo, come ad esempio la legge di attrazione gravitazionale fra le masse. Diciamo innanzitutto che quanto all'esistenza di Dio possono esservi 2 tipi di prove. In generale le si distingue così nella filosofia tomista: la prova propter quid e la prova di tipo quia, distinzione di San Tommaso nella Somma Teologica. Propter quid sono i famosi, in realtà potremmo dire il famoso, perché ne analizzeremo uno, argomenti a priori, che procedono dalla causa stessa, cioè da Dio, agli effetti. Noi non praticheremo questa via nel parlare dell'esistenza di Dio, tuttavia la esponiamo per maggior chiarezza e anche per onestà, nel senso che anche questa è stata una via praticata da alcuni autori, da alcuni filosofi e teologi. L'argomento ontologico presentato da Sant'Anselmo d'Aosta, che muore nel 1109 all'interno della sua opera intitolata Proslogio, è la seguente: si parte dalla definizione stessa di Dio, Dio inteso come quod nihil maius cogitare possit, ovvero sia Dio come ciò di cui non posso pensare nulla di maggiore, nulla di maggiore nel senso di nulla di più perfetto in senso ontologico. E quindi qual è il ragionamento che fa Sant'Anselmo? Se Dio è veramente ciò di cui non può pensarsi, non può darsi nulla di maggiore, ebbene a questo ente perfettissimo non può mancare la perfezione, già che non può mancare l'esistenza, già che l'esistenza è una perfezione. Se dunque l'essere perfettissimo esistesse solo idealmente, ma non realmente, allora non sarebbe l'essere perfettissimo, sarebbe un essere monco che ha tutto tranne che l'esistenza. Ma mancare di esistenza è un difetto molto grave. Sant'Anselmo espone così la sua argomentazione nel Proslogio. Leggiamo una citazione: noi crediamo che tu, Dio, sia qualcosa di cui non si possa pensare nulla di più grande.
Ma ciò di cui non si può pensare qualcosa di più grande non può essere nel solo intelletto. Se infatti è almeno nel solo intelletto, si può pensare che esista anche nella realtà, il che è maggiore. Certo, esistere nella realtà, anziché solo idealmente, solo logicamente nell'intelletto, è più perfetto. Se dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore è nel solo intelletto, quello stesso di cui non si può pensare il maggiore è ciò di cui si può pensare il maggiore. Se esistesse solo logicamente nell'intelletto, ci sarebbe qualcosa di più perfetto, di più grande, qualcosa che esiste nella realtà. Ma evidentemente questo non può essere. Dunque, ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste, senza dubbio, sia nell'intelletto che nella realtà, proprio perché è l'essere perfettissimo dal punto di vista ontologico. San Tommaso d'Aquino, e non solo, per non parlare poi di Kant, ma qui usciamo dall'ambito, insomma, della dottrina cattolica, San Tommaso, dicevamo, tratta questa argomentazione come un sofismo, un sofisma, cioè un ragionamento sbagliato, un ragionamento viziato nel suo fondo, perché si passa con semplicità estrema dal piano logico della mente al piano ontologico, quello extramente, cioè il piano della realtà. In verità bisognerebbe comprendere bene, non voglio criticare San Tommaso, ci mancherebbe, anzi, al contrario. Tuttavia bisogna intendere bene quello che Sant'Anselmo d'Aosta aveva in mente, quello che scrive nel Proslogio. Dice che questa argomentazione a priori, chiamata poi in seguito argomento ontologico, è un'argomentazione che non può veramente muovere il cuore di coloro che non sono nella fede, cioè di coloro che sono atei. Piuttosto a costoro bisogna presentare le famose prove a posteriori, cosa che Sant'Anselmo fa, ne presenta varie nel monologio. Poi diciamo che per maggior completezza, per un convincimento ulteriore, per chi è già nella fede, può essere presentata anche questa argomentazione. Noi ci concentreremo soprattutto nelle lezioni successive sugli argomenti quia, cioè gli argomenti a posteriori, ovvero sia quelli che dimostrano l'esistenza di Dio partendo dagli effetti per arrivare alla causa, che è la via più naturale per l'uomo. L'intelletto umano, infatti, conosce a partire dalle cose sensibili. Gli scolastici ci insegnano che nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu. Niente è nell'intelletto che prima non sia passato attraverso i sensi, che prima non sia stato nei sensi. Nel senso che, chiedo scusa per il gioco di parole, noi non abbiamo idee innate, noi non abbiamo nozioni innate, abbiamo semmai capacità innate di acquisire delle nozioni, questo sì, ma nozioni innate del tipo Dio, anima, eccetera, noi non le abbiamo. Queste sono tutte conoscenze che poi noi desumiamo attraverso lo studio, attraverso la riflessione e quant'altro. Quindi, nelle prove quia o argomentazioni quia, la dimostrazione di Dio muove da quanto viene prima per l'uomo. E che cos'è che viene prima per l'uomo? Viene prima per l'uomo la realtà sensibile, la realtà naturale. Dunque, quod sé, in sé, l'esistenza di Dio sarebbe la cosa più chiara, più evidente, ma quod nos, secondo il nostro modo di conoscere, no, perché noi prima partiamo dal mondo, dalla realtà sensibile nella quale siamo immersi, per poi muoverci al mondo sovrasensibile. In questo modo si arriva a quelli che sono i cosiddetti preambula fidei, cioè quegli argomenti razionali che la teologia dà per presupposti, per già dimostrati da parte della filosofia, e sulla base dei quali poi ci si muove per elaborare le cosiddette argomentazioni di credibilità della fede, ovvero sia argomenti di credibilità che mostrano che credere ciò che è stato rivelato da Dio sia una cosa ragionevole. Argomenti di credibilità o motivi di credibilità che fanno sì che l'atto di fede sia una cosa ragionevole e non sia un puro fideismo. Ora, per l'esistenza di Dio,
vengono presentati argomenti che in maniera un po' arbitraria, questo dobbiamo dirlo subito, possiamo raggruppare, facciamo un po' una forzatura, ma per maggior comodità didattica ce lo possiamo permettere, vengono divisi questi argomenti dell'esistenza di Dio in tre classi. Argomenti esortativi, che sono i più fragili, argomenti razionali e argomenti soprannaturali o anche preternaturali. Tra soprannaturale e preternaturale c'è una differenza, ne parleremo più avanti. Per oggi ci fermeremo agli argomenti esortativi. Come abbiamo detto, gli argomenti esortativi sono i più fragili, i più deboli, hanno una valenza morale, ma certo è difficile che provochino un convincimento razionale, un'adesione razionale. Possono muovere interiormente la coscienza, se si vuole, ma non sono prove in senso vero e proprio. Un argomento famosissimo è la scommessa presentata da Pascal nei suoi pensieri, e cioè il fatto che Pascal a una persona che sia nel dubbio se credere oppure no all'esistenza di Dio, consiglia di agire come farebbe il buon scommettitore. Se si scommette sull'esistenza di Dio e dunque si vive una vita virtuosa all'insegna delle regole morali, del rispetto, eccetera, eccetera, si scommette un finito, cioè la vita che comunque è destinata a terminare e che ha tutti i suoi limiti e difetti, per poi guadagnare un infinito, guadagnare Dio, guadagnare la vita eterna. Mentre se invece io scommetto sulla non esistenza di Dio e quindi vivo una vita dissoluta e poi alla morte scoprissi che Dio veramente esiste, io avrei perso l'infinito. Ora, che cosa è più conveniente, più ragionevole fare? Certamente scommettere sull'infinito. Quindi io punto il finito, la mia vita, sull'infinito. In caso di perdita non avrò perso nulla, avrò vissuto una vita virtuosa, degna di stima, di lode. Ma avrò in caso di vittoria vincerò tutto, avrò puntato il finito, la mia vita, sull'infinito, cioè su Dio. Un altro argomento è quello del consenso universale, nel senso che uomini di tutti i tempi e luoghi hanno ammesso l'esistenza di Dio. Ma attenzione, non uomini grossolani, rozzi, abbiamo poeti, abbiamo letterati, abbiamo filosofi, abbiamo scienziati, abbiamo teologi. Quindi uomini di un certo spessore intellettuale che senza il minimo problema, senza il minimo dubbio, hanno ammesso l'esistenza di Dio e nella loro scienza hanno anche agito sulla base, sul presupposto che Dio esista. Intelletti eccelsi, quindi, nella storia, hanno sempre concordato nell'affermare che esista una mente suprema che presiede all'universo. Poi attenzione, quale natura abbia questa mente suprema, se sia il Dio personale cristiano o il Dio degli illuministi, questa è un'altra cosa. Noi non stiamo ancora parlando di questo tema per il momento, stiamo parlando di argomenti esortativi veramente sui generis. Ma si è concordato quindi nell'affermare che esista una mente suprema che presiede l'universo. Facciamo due citazioni. Platone, nel Filebo: tutti i sapienti che veramente eccellono acconsentono in questo, cioè che la mente è rettrice del cielo e della terra. Cicerone, nelle sue Leggi, scrive: fra gli uomini non c'è nazione tanto barbara né tanto feroce che non sappia doversi avere un Dio, anche se ignora quale Dio convenga avere. Cicerone qua agisce insomma da politico, diciamo così, cioè dice che esiste un Dio, però non si schiera su quale Dio esista. Ora, è chiaro che il genere umano non è infallibile, dato che sono fallibili i singoli soggetti che compongono il genere umano, l'umanità. Ma è possibile che tutto il genere umano nella storia, nel suo complesso, come collettività, si sia ingannato? Questo è l'argomento del consenso universale. Ve ne poi un terzo, e qui chiuderemo questa breve video lezione, che è quella della aspirazione naturale alla felicità e alla giustizia piena, quindi felicità piena e giustizia piena. Già Aristotele ci insegna che la natura non agisce in vano,
Natura nihil frustra facit, dicono anche gli scolastici. La natura non fa niente inutilmente. È chiaro che se noi abbiamo un'aspirazione innata, naturale, alla felicità piena e alla giustizia piena, quindi dopo una vita di pene, di dolori, di sofferenze, ad avere una vita di ristoro, una vita di riposo, di felicità, e per quanto riguarda la giustizia, a vedere punite tutte le ingiurie, tutte le cattiverie umane, cosa che la giustizia umana non riesce a fare, diciamolo francamente, e ad avere invece la ricompensa dei sacrifici fatti, ecco, se noi abbiamo questa aspirazione naturale, questa aspirazione probabilmente avrà un fondamento, quindi sarebbe una frustrazione naturale se dopo la nostra vita, dice questo argomento esortativo, non ci fosse una vita di felicità, di giustizia. Quindi avremo una aspirazione naturale destinata ad essere per sua stessa natura frustrata. Quindi l'uomo sarebbe un essere per natura frustrato. Persino Kant, sappiamo, demolisce le argomentazioni razionali sull'esistenza di Dio, ma parte dal suo sistema per farlo. Ma persino Kant, nella Critica della ragion pratica, 1788, vede in questo argomento dell'aspirazione naturale alla felicità e alla giustizia un indizio, un'autorizzazione a poter credere che Dio esista e che l'immortalità dell'anima ci sia. Lui parla dei postulati della ragion pratica. Un uomo che vive una vita moralmente degna, dice Kant, deve poter sperare, quindi ha il diritto di sperare in queste entità. E in Kant i postulati della ragion pratica sono la libertà, l'esistenza di un'anima immortale o immortalità dell'anima, e il sommo bene, cioè la coniugazione tra virtù e felicità, cioè il fatto che dopo la vita ci sarà un Dio che ricompenserà tutti i sacrifici e i dolori sopportati e punirà le azioni malvagie compiute. Quanto alla seconda classe di argomenti sull'esistenza di Dio, ovvero sia gli argomenti esortativi, per poi arrivare alla terza classe, ovvero sia quella degli argomenti soprannaturali o preternaturali, ebbene ci riserviamo di farlo in video successivi.